Il calibro è uno strumento per la misura delle lunghezze. In questo esempio viene misurato il diametro di una rondella. È uno strumento che ha una sensibilità molto migliore rispetto a quella di un righello millimetrato, la cui sensibilità appunto è un millimetro. Invece il calibro può arrivare fino a un ventesimo di millimetro. Questa infatti è la sensibilità 0,05 mm, cioè un ventesimo. In questo caso il calibro si chiama ventesimale come questo qua. Altrimenti abbiamo un calibro decimale come questo, la cui sensibilità è un decimo di millimetro, cioè 0,1 mm. Anche questo è un calibro decimale. Ma da che si riconosce se un calibro è decimale o ventesimale? Cioè se ha la sensibilità di un decimo oppure un ventesimo di millimetro? Si riconosce contando il numero delle tacchette che il calibro ha incise nel nonio. Il nonio è questa piccola scala che può scorrere avanti e indietro sulla scala principale, che è questa qua sotto. Qua, contiamo 10 tacchette, quindi questo è un calibro decimale. Anche qui il nonio ha 10 tacche, quindi è un calibro decimale. Qua invece il nonio è suddiviso in 20 tacche, che sono queste ingrandite, quindi questo calibro è ventesimale. Anche questo calibro è ventesimale perché il nonio è diviso in 20 tacchette. Spesso l'incertezza è anche riportata in modo esplicito, abbiamo visto 0,05 mm, cioè un ventesimo di millimetro. Anche qua è scritto un ventesimo di millimetro. Poi ci sono anche i calibri digitali, quelli che non hanno una scala analogica come questa su cui andare a effettuare la lettura, ma danno direttamente il valore della misura. Espressa qua, visibile in un display digitale, come vediamo anche qua. Quindi ci sono già le cifre scritte nel display. Anche questo, tutti i calibri digitali. Vediamo adesso come si effettua la lettura di un calibro non digitale. Cominciamo con il calibro decimale. Il concetto fondamentale è che il nonio, diviso in questo caso in 10 tacche, rappresenta l'ingrandimento di un millimetro della scala principale. Cioè prendiamo ad esempio un millimetro questo sulla scala principale. L'ingrandimento di questo millimetro in pratica è il nonio. Quindi il nonio rappresenta un millimetro ingrandito e suddiviso in 10 parti uguali. Anche in questa immagine la stessa cosa, prendiamo un millimetro qualsiasi, per esempio questo. Il nonio rappresenta questo millimetro ingrandito e suddiviso in 10 parti uguali. Perciò ogni tacchetta del nonio rappresenta un decimo di millimetro. Diciamo subito che qui l'unità di misura è sbagliata, sono millimetri. Infatti la scala principale è espressa in millimetri, 1, 2, 3, sono tutti millimetri questi. Siccome anche il nonio è un millimetro ingrandito, ogni tacchetta è un decimo di millimetro. Per effettuare la lettura bisogna vedere innanzitutto dove si trova lo zero del nonio. Lo zero del nonio si trova tra il millimetro 2 e il millimetro 3, quindi scriviamo 2, millimetri. Poi, per apprezzare il decimo di millimetro, quindi 2, la cifra successiva, dobbiamo vedere quale, precisamente quale tacca del nonio si allinea perfettamente con una delle tacche della scala principale. Si vede che la tacca del nonio che si allinea è la sesta, quindi 2,6 millimetri. Quindi vuol dire che il calibro è stato aperto di 2,6 mm. In questa immagine facciamo la stessa cosa, andiamo a vedere lo zero del nonio dove cade? Cade fra il millimetro 5 e il millimetro 6. Quindi scriviamo 5, poi andiamo a vedere quale tacca del nonio si allinea perfettamente con una di quelle della scala principale e vediamo che è la tacca ottava. Quindi il risultato della misura è 5,8 mm. Questo è il modo corretto di scrivere la misura. 5,8 mm con l'incertezza pari alla sensibilità del calibro, quindi un decimo di millimetro, 0,1 mm. Oppure in modo più compatto, mettendo l'unità di misura fuori della parentesi, 5,8 più o meno 0,1 mm. Vediamo anche quest'altro esempio, riconosciamo il calibro decimale dal nonio che presenta 10 tacchette sole. Poi andiamo a vedere dove si trova lo zero del nonio.
Attenzione che qui la scala principale è espressa in centimetri, quindi questo 1 sarebbe 10 mm, 11, 12, 15, 16, quindi siamo tra il millimetro 16 e il millimetro 17, quindi 16, virgola. Poi andiamo a vedere quale tacca del nonio, la sesta, si allinea perfettamente, quindi 16,6 mm. L'unità di misura conviene sempre lasciarla a millimetri e non centimetri, quindi sempre millimetri. Qui l'incertezza è sottintesa, perché se scriviamo 16,6 mm è sottinteso che c'è una fluttuazione di più o meno 1 sull'ultima cifra scritta, quindi c'è uno 0,1 mm di incertezza.